hard mod. Allora ragazzi, non so granché di questa hard mod, so solo che rende difficile il gioco, che ci sono alcune differenze tra delle piante e tra degli zombie che scopriremo col tempo. Iniziamo il nostro viaggio con la nostra solita sparasemi e già la prima differenza che noto è che otteniamo 50 soldi al posto di 25, come in Piante contro Zombie 2. La seconda differenza che noto è che gli zombie arrivano in gruppi molto più grandi, o almeno per ora è così. Cioè, sono passati 2 secondi, ci sono già 4 zombie. Ok, lo zombie portabandiera è uno zombie secchione molto molto veloce. E mi sa che non ce la faccio senza perdere il tosa erba. Ok, va bene. The zombies are coming. Ok, calma, mi date il tempo, un attimo, volevo un attimo. Se più avanti la situazione degenera, direi chi se ne frega dei tosa erba. Certo, e lo zombie secchione deve arrivare proprio nella fila dove non ho il tosa erba. Ah, che bello. Bene. Ovviamente non mi date un attimo per preparare niente. E adesso sono veramente troppi però gli zombie, cioè non riesco a gestirli. Ok. Ora abbiamo 5 file a cui pensare. Ok. Il tubero esplosivo costa 50 e non 25. Chissà se fa qualcosa di diverso. Ah, ok, fa danno ad area. Questa è una cosa molto interessante. Questa cosa che il tubero fa danno ad area, come il tubero primitivo di Piante contro Zombie 2, è carina. In teoria vinco senza problemi. Ok, abbiamo lo sparabrina che ci aiuterà con questi stupidi zombie atleta. What? È spuntata una tomba. Ti prego, non dirmi che ci sono le tombe di giorno. Beh sì, se è appena spawnata direi di sì. Sì, ma non ho capito che ci sono le tombe e che spawnano. Però così tante è veramente troppo, eh. Ok, adesso l'hard mod si sta facendo sentire.
Mi devi dare l'energia solare. Raga, oh, datemi un'energia solare. Oh. Allora, spero che la mastica zombie abbia un tempo di ricarica più basso. No, perché sapete, nella versione vanilla mastica per 4 ore. Ha un raggio d'azione molto più alto rispetto al normale. Mi sembra anche che mastica per meno tempo. Sì, diciamo che sono più versatili. Più che altro è figo perché posso fare due file dietro ai muri di noce. Ok. Buono. Vuol dire che le mastica zombie saranno un po' più utili rispetto al vanilla, che non servono a niente, sono inutili. Molto bello. Ok, ora siamo di notte. Malporcino, girasole, tubero esplosivo, sparabrina, ciliegia esplosiva e mastica zombie. Gli zombie droppano l'energia solare di notte, che figata! Ma sbaglio lo zombie col giornale a più vita? Oh, non muore più. Cosa? Questo non me l'aspettavo. Gli ho tirato una ciliegia esplosiva in faccia e non solo non è morto. Avete visto quanto cazzo era veloce? Ma poi mi mangiava le piante in 2 secondi. Guarda! Non muore, cioè, raga, è incredibile! Sono sconvolto. Ok. Questa cosa qui mi spaventa un po'. The zombies are coming. Ok, il funporcino ha subito un bel buff. Praticamente colpisce a raggio d'azione infinito. Perché prima prendeva solo 4, fino a 4 caselle. Che sfiga. Ecco, i funporcini però con questo buff sono veramente forti. Ma di nuovo!
Sì, Dave. È proprio così. Ohia. C'ho male al polso, Dio santo, adesso. Ah. Pure. Neanche. Non funziona niente. No, ragazzi, non è fattibile. Non concepisco. Ok. Incredibilmente sono riuscito a salvare un tosaerba. Ok, questo si prospetta un livello veramente, ma nel vero senso della parola, difficile.